100 passi verso la legalità nasce in adesione al bando 2020 della Fondazione Falcone. È il terzo anno che Sapienza in Movimento aderisce al bando in questione. L'abbiamo scoperto nel 2017, c'era stato proposto dall'università la possibilità di partecipare a questa iniziativa. Aderimmo con una conferenza alla quale invitammo un testimone di giustizia casertano che aveva perso un occhio in un attentato e altre personalità, tra cui Maurizio Costanzo, che ci inviò un videomessaggio. E abbiamo piantato un albero presso la sede Marco Polo, l'albero della legalità dedicato alle vittime innocenti di mafia, e l'anno scorso, a livello di bando, ci venne l'idea di creare questo percorso di targhe della memoria che ritraesse delle figure che per gli studenti fossero un riferimento per il tema della legalità. L'obiettivo era anche quello di dimostrare che i fenomeni mafiosi non fossero fenomeni locali e regionali, ma fossero, la mafia è un problema che coinvolge tutto il paese, che è un problema che non è solo di chi si occupa di contrastare le mafie direttamente, quindi forza dell'ordine, magistrati, ma è un problema che riguarda tutte le persone, tutte le personalità, può riguardare ognuno di noi. Ci sono ragazzi e ragazze di piccolissimi, giovanissimi, morti, ammazzati dalle mafie, direttamente o indirettamente coinvolti. Quindi la nostra ambizione, tra virgolette, era quella di far conoscere persone e di far interessare, di far immedesimare gli studenti nelle persone che vedevano su queste targhe. Noi di Sapienza in Movimento abbiamo tra i capisaldi della nostra associazione proprio la sensibilizzazione al tema della legalità. Questa iniziativa delle pietre d'inciampo, come l'ha chiamata la nostra rettrice Antonella Polimeni, che ringraziamo perché lei, come la governance, sono stati sempre di supporto nella promozione di queste attività. Questa è soltanto una delle tante iniziative che abbiamo posto in essere negli anni, forse ad ora la più significativa perché fissa, perché qui nel viale d'ingresso in Sapienza queste pietre sono proprio un qualcosa che non passa inosservato, e questa era la nostra volontà e il messaggio che volevamo dare. Volevamo che ogni studente passando, entrando in città universitaria, andando a studiare, notasse queste pietre, notasse i nomi, i volti, le storie delle persone che abbiamo riportato in queste pietre, e soprattutto si ponesse delle domande, magari si informasse laddove già non fosse informato. Quindi questa è una delle iniziative più importanti perché ferma, perché è qui, ma non è la sola. Abbiamo svolto negli anni tantissime iniziative, soprattutto nelle giornate come il 21 marzo per la memoria e l'impegno delle vittime delle mafie, e così continueremo. Io mi sono approcciata al mondo della legalità perché mio padre mi ha regalato un libro quando avevo 10 anni che si chiamava Per questo mi chiamo Giovanni. È un libro che spiega ai bambini la storia di Giovanni Falcone. Quindi da lì mi sono affacciata al mondo della legalità, ho iniziato ad interessarmi, a studiare, e questa passione che è nata in me mi ha guidato anche nella scelta della mia facoltà, perché io studio giurisprudenza. Sono convinta che debba finire questo pensiero secondo il quale i giovani non si interessano alla legalità. Anzi, io ritengo che è stato proprio il periodo antecedente, cioè quello delle stragi, in cui non c'era un interessamento da parte dei giovani, e che ha anche causato quindi questo muro d'omertà, questa indifferenza da parte dei giovani, che poi purtroppo, ma anche per fortuna, è venuto a cessare quando ci sono state le stragi del 92. E da lì c'è stato un avvicinamento sempre maggiore su questo tema da parte dei giovani, ma io penso che non si parli mai troppo di mafia, nel senso bisogna sempre parlare di mafia, come diceva Borsellino. Qual è stato il tuo primo approccio con il tema della legalità per quanto riguarda le mafie? Avendo avuto sempre un approccio molto legato al mondo dei media, il primo impatto è stato quello dei giornali, delle TV, della carta stampata, dove sostanzialmente attraverso documentari o anche semplicemente notiziari ho potuto constatare l'esistenza del fenomeno mafioso. Venendo da Roma, la prima impressione può essere quella che la mafia sia un fenomeno relegato al sud o in alcuni contesti del paese. Poi però l'appartenenza a un territorio mio di provenienza molto popolare, insomma, mi ha fatto subito capire come la criminalità non è semplicemente quella che vediamo in TV o appunto sui giornali, ma anche quella che quotidianamente ci porta a vedere fatti di non conformità alla legge, al vivere civile in società,
e in cui si instaura una sorta di mafia parallela, ecco, insomma. Il primo approccio è stato quello della prima infanzia, quello di ascoltare una testimonianza e farla propria e vedere come nella mia vita volessi ovviamente prendere una strada diversa da quella dei criminali e più simile a quella degli eroi della mafia.